Andrea Saraceno, posto della Spike Devils, oggi una bella vittoria contro Castellana Grotte, una gara combattuta, ma alla fine avete portato a casa un risultato positivo in quest'ultima sfida casalinga. Sì, una partita molto combattuta, dove noi abbiamo espresso un ottimo gioco il primo set. Il secondo set loro sono stati più bravi di noi, noi abbiamo fatto qualche errore di troppo e loro giustamente sono riusciti a sorpassarci, poi il terzo e il quarto è stato nostro, quindi siamo veramente felici per questa vittoria. È il tuo primo anno lontano da casa e quindi ti chiedo anche un tuo bilancio personale su questa stagione che sta volgendo al termine e un bilancio anche su quanto fatto da questa squadra in questo primo anno nella Serie B nazionale. Io innanzitutto mi sono trovato benissimo qua a Campobasso con la società, con tutto lo staff, mi sono trovato benissimo, è stata un'esperienza veramente bellissima, per me è la prima come detto, quindi sono veramente soddisfatto e anche per la squadra siamo riusciti a fare un ottimo campionato nonostante il primo anno di Serie B, quindi secondo me è stato veramente il bilancio è sicuramente positivo. Anche in questa gara casalinga avete avuto il sostegno del pubblico che appunto vi ha sostenuto durante tutto l'arco della gara ed è stata una costante un po' per tutto il campionato. È una cosa molto importante e bella per una matricola come voi ricevere costantemente questo sostegno da parte dei tifosi. Sì, siamo riusciti a prendere un bel po' di pubblico in ogni partita, anche per esempio la scorsa partita che era un'infrasettimanale, era tutto pieno, quindi veramente soddisfatti di aver portato la palla a volo qui a Campobasso. Tornando al campionato, quest'anno sicuramente avete avuto varie difficoltà, avete dovuto fare i conti con qualche infortunio, con qualche positività al Covid che vi ha tenuti lontani dal campo, però comunque il bilancio di questa stagione è assolutamente positivo. Sì, è assolutamente positivo. Il Covid ha colpito non solo noi, tutte le squadre. Poi il livello è molto equilibrato, per cui ci sta che qualche partita si perde. Lo sport è questo, però nonostante tutto, nonostante il Covid, nonostante le squadre molto forti di questo girone, siamo riusciti comunque a esprimere un buon gioco e avere sicuramente un bilancio positivo. E siete riusciti a guadagnare il terzo posto della classifica, la prossima sarà in casa della capolista Bari, obiettivi sicuramente diversi, ma ve l'andrete a giocare, come avete sempre fatto fino ad oggi. Sì, ora io non so se siamo quarti o terzi, bisogna aspettare le gare di Bari e Leverano. Sicuramente noi a Bari daremo tutto per portarci a casa anche la partita di Bari.